Ormai ogni giorno escono circolari relative a prodotti alimentari contaminati o ricchi di sostanze che non fanno bene alla salute. Nelle ultime ore è stato ritirato immediatamente dal supermercato, un bene di largo consumo. Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un noto marchio di gelati in quanto al suo interno conterrebbe delle sostanze estremamente nocive per la salute umana. Il gelato interessato appartiene al brand Häagen-Dazs, nelle varianti Caramel Attraction e Favorite Selection. In entrambi i casi le confezioni sono da 95 ml vendute in blocchi di 4 e hanno come scadenza 8 marzo 2023. Ancora una volta è stato quindi necessario promulgare un comunicato, al fine di informare i supermercati, ma anche i consumatori. Questi possono portare il prodotto incriminato al supermercato, il quale provvederà a distruggerlo e ad emettere un rimborso. Secondo le prime ricostruzioni, all'interno del gelato sarebbe stato rinvenuto del cloroetanolo, una sostanza che ha il compito di distruggere batteri e agenti patogeni nel cibo. Non tutti sanno però che questo prodotto è utilizzato anche nelle industrie petrolifere per via della sua azione disinfettante. Riesce infatti a distruggere muffa, funghi e batteri e, al tempo stesso, contrastare ogni tipo di infezione. Questo è il motivo per cui risulta essere la prima scelta per tutti quei prodotti che non possono essere sottoposti alla pastorizzazione o a trattamenti simili. A quanto pare quindi, il gelato in questione conterrebbe tracce troppo alte di questo pericoloso conservante che per la salute umana può risultare estremamente dannoso. I danni maggiori subentrano quando l'ossido di etilene viene respirato e quindi anche i lavoratori che lo maneggiano quotidianamente corrono un rischio piuttosto consistente. I test di laboratorio hanno inoltre scoperto che questo composto risulta essere cancerogeno, in quanto sembrerebbe comportare la diffusione di tumori nel fegato e addirittura gravissime mutazioni nel feto durante la gravidanza. Molte donne hanno perso i loro embrioni per questo motivo. Per quanto riguarda la normativa europea, il prodotto è stato sostituito da componenti simili, ma molto meno dannosi. Questa politica però non riguarda i prodotti importati ed è per questo che sempre più spesso ci si imbatte in beni alimentari contaminati. Ovviamente la sostanza diventa pericolosa se consumata in concentrazioni elevate e per ammalarsi. In maniera importante bisogna assumerne enormi quantità. Ad ogni modo, il Ministero della Salute ha deciso di ritirare i gelati dal mercato, in quanto contengono più cloroetanolo di quanto concesso dalla legge. Eravate a conoscenza di questo nuovo richiamo, emesso dal Ministero della Salute? Conoscevate gli effetti del cloroetanolo sulla salute umana? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.